Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Rebirth Crisis, in questo caso per la Hell House X numero 2, che ovviamente faccio uno screen per avere la copertina. Ovviamente c'è poco da dire, questo diciamo... questo setup o in generale questo evento con debolezza e ghiaccio mi sta risultando veramente veramente semplice grazie al mio Sephiroth, ma essendo un evento che sfrutta debolezze elementali penso che la maggior parte comunque dei giocatori finalmente riesca a poter giocare senza difficoltà, anche perché il non danno elementale che abbiamo patito fondamentalmente, o almeno io personalmente ho patito la mancanza di danno elementale con, con il crossover di Final Fantasy IX, qui viene fondamentalmente ribaltato dalle grandi statistiche dei miei personaggi. Infatti, come potete notare, il team che andremo ad utilizzare oggi sarà questo, un team come vi avevo promesso un po' più corposo, un po' più diciamo armonioso in questo caso, dove Sephiroth con i suoi 86.000 di power sarà il mio DPS principale, Lucia che invece mi aiuta dal punto di vista dei debuff con praticamente Fire Breach e la Bold Eagle per infliggere le ulteriori debolezze elementali fuoco e ghiaccio, ovviamente Blizzard Blow che mi consente di fare ottimi danni ghiaccio perché vengono boostati dalla Bold Eagle tramite la sua support materia, statistiche molto buone grazie anche alla skin che abbiamo ottenuto tramite l'evento crossover di Final Fantasy IX, dove abbiamo un boost per quanto riguarda gli HP e un boost per la difesa magica, che in questo caso sono praticamente perfetti. Quindi boost HP e boost difesa magica, se avete i costumi rispettivi dei personaggi, risultano essere veramente veramente top. Infatti 6147 HP, che sono ottimi, 2600 in attacco, che è un valore molto discreto a dire la verità, difesa magica di 131, anche qui abbiamo un ottimo valore, e per quanto riguarda le sub weapon ho fatto una sorta di miscuglio dove ho incrementato attacco magico fisico e abilità fisica proprio per permettere come dire alla mia Lucia di avere un buon boost in attacco fisico, che per poco non arriva praticamente al massimo. Cioè, se riuscissi ad avere un altro overboost nella mid minute, sicuramente riuscirei ad arrivare a boost 7 e farle fare un altro salto di qualità per quanto riguarda il power. Però ovviamente abbiamo un buon ice boost di livello 3, un buonissimo boost di livello 3 per quanto riguarda le abilità fisiche, e un livello 2 di boost ability. Quindi direi che abbiamo un valore un po' più basso in attacco fisico, ma abbiamo un'ottima percentuale in più per quanto riguarda i danni che facciamo con le nostre abilità. Eris, che invece è buildata full support per avere comunque una buona cura, una buona difesa, un'ottima anzi difesa magica, e soprattutto le materie che mi consentono di essere, anzi questa qui Water in realtà la potrei togliere, se avessi un'altra Blizzara forse sarebbe anche meglio, ma forse non ne ho. Un'altra Blizzara mi sa che non ce l'ho. Ho Blizzard Blow, quindi facciamo così, gli do questa di Sephiroth che avevo messo a Sephiroth, così diciamo almeno lei può attaccare con magia fuoco e magia ghiaccio, perché altrimenti non farebbe nulla. È vero che lei ha i debuff tramite la Sun Umbrella, però almeno possiamo fare qualche danno in più. Sub weapon tutte incentrate su difesa magica, HP, healing, tutto quello che è, proprio per rendere Eris il più tankosa possibile dal punto di vista magico e permettere a tutti di curarsi in fretta tramite appunto la ferita, che addirittura adesso ho 4 overboost, quindi
direi estremamente ottima. Per quanto riguarda le abilità, ovviamente abbiamo un boost di healing di livello 6, quasi massimo addirittura, perché siamo a 54 punti e il cap è a 55. Proprio per uno sputo non arrivo al boost healing massimo. Boost magico di livello 2 che non ci serve a niente, boost abilità magica di livello 1 dato dalla Sun Umbrella, però la Sun Umbrella avessi un overboost, chissà, magari pullo per l'arma di Eris giusto per tentare magari qualche overboost in qualche arma, mi fermerei soltanto alla prima copia dell'arma giusto per averla, tanto poi la metterei in wishlist e la troverei direttamente in wishlist, giusto per averla subito, ecco, per averla in modo garantito, mettiamola così. Però vediamo un po'. Mentre invece poi ovviamente il pezzo forte di tutto il resto è Sephiroth. Sephiroth che questa volta ho dato la Flare Star come seconda arma per dare quel debuff di attacco fisico, attacco magico, giusto per subire un po' meno danni. Così, giusto per giocarmela un po' più, non dico difensiva, ma giocarmela un po' più di testa, un po' più di tecnica, mettiamola così. Ovviamente questa materia la potrei togliere. In realtà. Perché comunque vabbè lasciamo vuota era sti cazzi dai, anzi no, vediamo se posso cambiare, preferirei mettere, vabbè metto un'altra ruina almeno 4 stelle, vediamo, sì vabbè ok ci sta e ovviamente setup di Sephiroth tutto improntato sul ghiaccio, vestito Arcanum, Wing Edge ovviamente overboost di livello 10, materie che ho messo soltanto un'altra materia Fira per aiutare nella fase diciamo di scudo fuoco, che giustamente è quella più difficile, anche se qua io in realtà potrei mettere una Crimson che tecnicamente mi darebbe Fire Aga, però in questo caso Fire Aga essendo AOE mi fa meno danni, quindi preferisco avere soltanto la magia che tra l'altro mi costa 3 ATB, quindi molto più veloce e tra l'altro single target, quindi avere un po' più di percentuale a vantaggio. Le statistiche ovviamente sono altissime. Tranne gli HP che forse qualcosina in più la potrei fare, ma 5.400, quasi 5.500 come HP secondo me sono sufficienti. Ormai con i livelli 60 superare 4.500, anche i 5.000 HP non è così difficile. Quindi credo che adesso con i livelli 60 e ovviamente settimana prossima con i 65 superare almeno i 5.000 HP penso che sia la base per tutti quanti. 3.022 di attacco magico, direi molto molto interessante questa cosa. E per quanto riguarda le abilità, boost magico al massimo, boost di tipo ghiaccio di livello 5, boost ability di livello 2 e boost abilità magica di livello 2. Quindi abbiamo comunque delle ottime percentuali per quanto riguarda i danni in generale. Subweapon che in questo caso mi consentono di aumentare tutto attacco magico fisico. Perché tanto il mio boost magico è già al massimo, grazie ovviamente alle due armi che possiedo qui. Quindi 40 punti soltanto tramite la Wing Edge e altri 26 che sarebbero altri 13 praticamente dall'arma di Kuja. E poi qui invece abbiamo praticamente tutto boost di attacco magico fisico, quindi siamo praticamente al top, siamo fondamentalmente al top. Piccolo boost degli HP, piccolo boost di abilità magica, quindi direi che Sephiroth viaggia su, diciamo, su onde totalmente diverse. Andiamo a fare la quest, vediamo un po' come si comporta questo team. Dovrei giocare in auto senza problemi. Però vediamo un po' che cosa succede. Allora, anche qua in questo caso abbiamo esattamente Ice Bomb, eccetera, eccetera. Quindi non dovrei avere grosse difficoltà. Esatto, Sephiroth è estremamente forte. Eris che cura in modo divino. Madonna, Sephiroth con la Fyra normale leva 10.000 a botta con la Weakness. Mettiamolo, aspetta, senza la velocità, così giusto per vedere un po' anche i danni che si riescono a fare. Ok, qui abbiamo breccato. Esatto, qui adesso abbiamo la possibilità di. Ecco, Sephiroth carica gli Aero Frostblade. E boom! 48.000, madonna mia. Come
completamente impazzito. 49.000 botta, Sephiroth. Beh, facciamola a sto punto una bella Shiva. Giusto per così, un po' per sport. Ok, qui abbiamo switchato in difesa, quindi... eppure... vedi, la ex, per esempio... Secondo me potrebbe... Cioè, la Crash, non la ex, scusatemi. La Crash già potrebbe essere più interessante. Ovviamente... lo scudo ghiaccio viene completamente disintegrato da Sephiroth. E già è praticamente morta, quindi io direi di fare così, giusto per il meme. Giusto per fare qualcosa. Ah no, qui è resistente invece al fuoco ora, giustamente, perché essendo ghiaccio ha ragione. Sì, qua ho sbagliato io. Sì, sì, effettivamente ci sta, però vabbè. E qui anche la X2 con questo team è andata giù, che è un piacere. Vabbè. Ne ero convinto, ovviamente, nel senso, questo evento in scioltezza, veramente con questo Sephiroth e con questo setup, ma soprattutto con questo Sephiroth che ci ho investito tantissimo all'uscita, adesso finalmente mi sta ripagando, mi sta decisamente ripagando. Bene, detto ciò, non c'è altro da aggiungere, la strategia è semplicissima, veramente semplicissima. Per chi possiede, ricordo, le nuove armi di Eris e l'arma di Tifa, sicuramente non avrà problemi, perché l'arma di Tifa è molto 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 buona, quindi ghiaccio a manetta, anche se ovviamente mi sarei aspettato un evento diverso, però ghiaccio a manetta, fuoco a manetta e dateci dentro. Grazie ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile almeno in parte e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!